Eccoci qui in compagnia del sindaco ingegnere Michele Greco. Siamo qui perché ho letto il suo articolo sulla nuova e mi ha incuriosito la questione petrolio. Sono qui proprio perché voglio chiederle una grande domanda: come mai Paternò non usufruisce della royalties? Allora, ciò che mi ha spinto a pubblicare questo articolo è appunto il motivo per cui Paterno, ma non solo Paterno, Tramutola, Sarconi, Spinoso, Moliterno, ci sono molti comuni che gravitano nell'area nel comprensorio della Valle d'Agri che ne sono esclusi dalle royalty dirette che rappresentano appunto quel 15% di parlo nell'articolo. Nonostante poi questi comuni sono nella Valle d'Agri e quindi subiscono l'impatto ambientale di un centro eolico che non è più una piccola fabbrichetta, come ho detto nell'articolo, ma è una centrale che lavora circa 100.000 barili di petrolio al giorno. E quindi è del tutto evidente che c'è un impatto molto più ampio sugli altri comuni e non soltanto sul comune E quindi ci sarebbe una dove piccola possibilità, cioè, di farne entrare parte anche Paterno per prendere la quota royalty? vive. Ma io credo di sì, perché dall'analisi della normativa ci sono tutti gli spazi necessari, insomma, Gli adempimenti per per poter Perché io stabilire. proprio stamattina leggevo del decreto legislativo della legge numero 625 del 25 novembre 1996 tramite i tre articoli. E quindi lì c'era scritto che comunque il 55% delle royalty è stabilito alle regioni e il 30% dovrebbe essere quotato ai paesi. Però poi non si capisce a tal fine proprio perché Paterno è escluso tra tutti quanti gli altri. Al finale del decreto c'è scritto che l'articolo 20 c'è stata una modifica che riguarda il comma 1 e il comma 1 bis, che dice proprio perché alcuni paesi potrebbero addirittura andare a prendere il 15%, quindi tutti i paesi adiacenti. Quindi è questo io quello che non riesco a capire, non essendo tecnica, vorrei capire da lei, visto che lei è un tecnico, mi saprebbe spiegare. Allora, diciamo, la ripartizione è molto chiara, il 55% con la prima stesura della legge, la prima impostazione, va alla regione. L'altro 30%, che prima era devoluto allo Stato, è stato devoluto ai comuni tramite le regioni per diciamo, fare degli interventi nei comuni interessati dall'estrazione e adiacente a quelli interessati dall'estrazione per fare interventi, dicevo, di programmazione negoziale, che sono i patti territoriali, i contratti d'area, i piani di sviluppo e via di seguito. Questo 30%, che poi dice la norma, deve essere diciamo, aggiunta all'altro 55%, perché il 55% della regione non è che può essere gestita autonomamente dalla regione, è Ah, ok, sempre quindi è per sempre investimenti nelle aree delle interessate dalla. misure. Che uso ne fa la regione di questo 55% che lei mi sta dicendo? Allora, io l'ho sempre l'ho detto e precisato anche in qualche riunione che abbiamo fatto alla regione, insomma, che è come se la regione avesse vinto a Totocalcio e quella tesoro che ha vinto lo sperpera in tanti rivoli e non per quello che prevede la Ah, legge. ok. E quindi vediamo il bilancio del comune di Potenza, la sanità, i COPES e così via. Mentre invece la legge stabilisce in maniera categorica che quei fondi devono andare a investimenti per lo sviluppo delle aree interessate all'estrazione. Quindi ci sono addirittura gli estremi per portare avanti un contenzioso dal punto di vista legale. Tant'è vero che stamattina se ne parlava anche qui col comune, cioè addirittura con l'esperto che è il segretario, c'è addirittura la possibilità di rivendicare l'applicazione della legge, cioè nei confronti della regione, come pure la Corte dei Conti. Insomma.
Quindi è un fatto molto serio. Certo. Quindi adesso, dopo che lei mi ha argomentato la questione, quali sarebbero le future prospettive? Io ho buttato la pietra nello stagno, come suol dirsi, insomma. È chiaro che adesso è necessario portare avanti questa questione, io l'ho detto anche nell'articolo sui tavoli ministeriali, okay, in regione, attraverso... E quindi diciamo, ci potrebbe anche, essere anche una pressione tra i paesi? Anche altri comuni, okay, perché è chiaro insomma, che la Valle non può continuare, okay, ad andare avanti con diciamo i personalismi, con... Quindi l'unione fa la forza, insomma, bisogna cioè, unire necessariamente. Noi già nel passato, insomma, c'è stato un tentativo, insomma, di mettere insieme questi comuni con delle dimissioni, per di sé, però sono passati degli anni e ancora non riusciamo a ottenere dei risultati. Okay. Quindi perciò adesso io... quello che voi chiedete, cioè il messaggio finale. Con questa iniziativa, insomma, io voglio appunto sensibilizzare tutti i comuni, a prescindere se prendono o non prendono royalty, e soprattutto la regione che deve fare la sua parte, visto che gran parte di queste compensazioni sono state e vengono ancora tuttora spese dalle regioni per altri motivi, come dicevamo prima, è giunto il momento di tener conto di molti comuni che subiscono purtroppo i danni, i rischi eccetera nella valle e non hanno un minimo di soldi. E le popolazioni si attendono questo, insomma, anche in questi comuni come i nostri, che abbiamo, dobbiamo fare salti mortali, insomma, per poter risolvere questioni di bilancio e via di seguito, contrariamente a qualche altro che magari ha un po' di spesa. Quindi le popolazioni, cioè la popolazione di Paterno potrebbe darle una mano, qualche contributo per aiutarla a migliorare questa situazione, visto che comunque soffrono di un malessere, visto che l'aria è molto inquinata, quindi potrebbero fare qualcosa, ma anche loro come abitanti. Ma sicuramente, perché bisogna sensibilizzare soprattutto anche le singole persone su queste questioni, perché una sola amministrazione, solo, cioè, solo un sindaco non potrebbe fare, sindaco, ha bisogno di tutto il tanto, tutte le persone, quindi tutte le famiglie, tutti gli abitanti. Certi risultati, bisogna aggregarsi, unirsi, dobbiamo fare l'unione tra sindaci, ma soprattutto tra popolazioni che devono prendere coscienza, insomma, che la valle non può continuare in questo modo. Cioè, se le popolazioni si mettono a fianco ai sindaci e diventano protagonisti, sicuramente qualcosa si troverà la soluzione. Non ci aspettiamo lamentele e commenti quasi insoliti, cioè da infastidire, ma ci aspettiamo dei commenti propositivi che ci possano aiutare per trovare la soluzione dell'aggregazione di tutti i paesi della volta. Sì, no, ma sicuramente, cioè, l'obiettivo, io perciò ho detto, ho lanciato la pietra, non per di lamentarsi, ma di fare, da passare ai fatti concreti, diciamo abitare qualcuno contro, okay, ma io l'ho fatto per qualcosa, e questo qualcosa sono quei comuni che purtroppo sono in una situazione di disagio assoluto nella nostra valle. Se non cerchiamo di raggiungere un certo equilibrio tra i vari comuni, ci sarà una è evidente che ci sono differenziazioni nei servizi, differenziazioni nella gestione, insomma, e quindi le popolazioni ne risentono. E se noi vogliamo un futuro per la valle nel suo complesso, dobbiamo raggiungere necessariamente questo equilibrio, dobbiamo fare lo sforzo tutti, sia chi prende le royalties, sia chi non le prende. Ringrazio per il suo tempo che mi avete dedicato, insomma, grazie, che mi avete anche accettato l'invito di essere qui presente stasera. La saluto e ringrazio anche il mio collaboratore, il cameraman locale, che siamo diventati molto amici con Gino Grosso, e io sono Marina, mi diletto a scrivere e sarò futura pubblicista giornalista. Grazie. Okay.